L'informazione di Cilento TV è sempre aggiornata. Ogni giorno alle 7, 8:30, 14, 17, 20, 20 e 30, 23. L'amministrazione comunale guidata da Antonio Romano è giunta al termine. I consiglieri di minoranza Orlando Laino, Marco Garofalo, Enzo Del Gaudio, Pierpaolo Guzzo, Mario Salvatore Scarpitta e gli epurati Troccoli e Del Duca hanno firmato la sfiducia al sindaco in carica davanti a un notaio nella giornata di ieri. Questa mattina, unitamente al consigliere Del Duca e ad altri 5 consiglieri comunali, abbiamo sottoscritto le nostre dimissioni contestuali finalizzate allo scioglimento del Consiglio Comunale di Camerota. È una decisione maturata in seguito ad alcune valutazioni che insieme al consigliere Del Duca abbiamo fatto. Prima fra tutte il fatto che il sindaco, che ormai non aveva più la fiducia e la maggioranza politica in Consiglio Comunale, doveva solo limitarsi a lavorare all'approvazione del bilancio senza mettere in campo altre azioni amministrative che non potevano essere portate avanti da un sindaco che non aveva più di fatto la maggioranza politica all'interno del Consiglio Comunale. Quando ci siamo accorti anche dal comunicato stampa che la Giunta aveva diramato nella giornata di ieri che le intenzioni del sindaco e dei suoi collaboratori erano quelle di mettere in campo azioni che sarebbero legittime se fossero state messe in atto da un sindaco politicamente riconosciuto dalla maggioranza dei consiglieri del Consiglio Comunale. Tale ormai non era più la situazione, ci siamo accorti che probabilmente si stava cercando di mettere in campo solo delle azioni preelettorali. E quindi a quel punto ci siamo consultati con il consigliere Del Duca e abbiamo deciso di far venir meno la fiducia che lo stesso sindaco aveva revocato sia al sottoscritto che al dottore Del Duca. La nostra era stata un'apertura di natura politica, di responsabilità, ma onestamente se la democrazia ha delle regole, la prima è che per amministrare ci vogliono i numeri e ci vuole la maggioranza. Tale responsabilità non poteva passare più in primo piano allorquando ci siamo resi conto che il sindaco, anche in maniera, se vogliamo, provocatoria e con un senso anche di sfida, voleva portare avanti cose diverse da quelle che dovevano invece essere solo reazioni limitate all'approvazione del bilancio. Volevo in ultimo ricordare ai vostri telespettatori che il sindaco si è sfiduciato da solo nel momento in cui con un atto incomprensibile ed irresponsabile ha revocato le deleghe a 2 assessori che non avevano in alcun modo messo in discussione la tenuta della maggioranza. Per cui se ad oggi si parla o si volesse parlare di responsabilità, ecco, questa responsabilità doveva averla il sindaco e dovrebbe riflettere sulla circostanza che egli stesso ha dichiarato la fine della propria amministrazione. Praticamente la sfiducia del sindaco è dovuta al fatto che lui personalmente non ha saputo gestire, sin da quando il sottoscritto è stato cacciato da lui, cioè tolto le deleghe, da quel momento lui è iniziato a perdere consensi sia all'interno della maggioranza e sia nei confronti dei cittadini. Credo che al punto, credo che siamo arrivati a un punto talmente basso di amministrare il comune che basta guardare intorno quello che sta succedendo, basta vedere se un sindaco avesse avuto un po' di più di propria capacità di capire le cose, oggi non si troverebbe in queste condizioni. Naturalmente sono stato uno dei promotori affinché
andasse a casa, appunto per evitare che con l'imminenza dell'estate creasse ancora ulteriori danni. Non a caso in questi giorni si è fatto la caterva di nomine su nomine tra assessori, pontili, tutti gli incarichi dati senza ragionare. Questo dimostra che è una persona incapace che sia. A questo debba servire anche al popolo per capire chi sono i personaggi che possono guidare un comune, non quelli che dicono tricche ballacche o altri che si mettono in giacca e cravatta o altri ancora che vengono e portano ancora avanti il loro modo di gestire le cose come se fossero le cose proprie. Quindi mi auguro che si riuscirà a fare una lista di persone per bene, puliti e capaci, che non è facile. Io sono il candidato. Personalmente diciamo che ho un gruppo di 7-8 persone che vogliono assolutamente che io mi candidi. Naturalmente se vi sono i presupposti, se vi sono se vi è la possibilità di inserire quei 3-4 personaggi che sono ancora, siamo ancora alla ricerca, senz'altro mi candiderò, perché sono sicuro di quello che io posso dare a questo comune, altrimenti vado avanti gli altri e auguro agli altri buona fortuna, ma credo che non saranno capaci gli altri a portare avanti determinati discorsi. Con la caduta dell'amministrazione Romano Troccoli finisce un periodo, finisce un'epoca, una brutta pagina per il comune di Camerota. Noi siamo certi che sicuramente i cittadini del comune di Camerota, quando ci sono queste notizie della caduta di un'amministrazione, non sono mai delle buone notizie, ma sono certo che a Camerota si affaccia una nuova stagione, soprattutto nella consapevolezza che ha grandissime potenzialità, e sono certo che attraverso la squadra che mi onoro di rappresentare riusciremo a portare Camerota fuori da questa condizione in cui per anni è stata tenuta. Sicuramente è un momento molto molto triste per il nostro comune. Stamattina ho pensato a quelle 2000 persone che circa 5 anni fa ci diedero fiducia alla mia lista e che per pochi voti mi vide perdente. Non è il momento di infierire, perché oggi è la sconfitta di tutta la nostra collettività. Quando un'amministrazione va a casa è sempre un momento di grande difficoltà. Purtroppo quello che è successo era nell'aria e da molto tempo che questo si sapeva. Il sottoscritto in questi anni ha sempre cercato di tenere informata la cittadinanza e con un filo diretto. A volte, devo dire, qualcuno astratamente ha voluto far scambiare quella che era la mia verità per delle diatribe personali. Io invece, come oggi si è dimostrato, ho voluto avvertire la cittadinanza e anche la politica che non era il momento di scherzare. Per troppi anni Camerota è stata coinvolta in questi scandali e adesso la gente è veramente stanca, sfinita, sfiduciata. Molta colpa lo si deve al piccolo piacere personale, al voto di scambio, al voler cercare di ottenere qualche cosa in cambio. Io invece continuo ad insistere dicendo che i cittadini devono pensare al nostro meraviglioso giardino e non al proprio orticello, perché pensando al giardino e guardando dritti in avanti, tutti quanti abbiamo un tornaconto che è quello di un paese migliore, quindi dobbiamo sperare in questo. Non voglio rientrare nella diatriba politica e di quello che ha portato così alla caduta di questa amministrazione, ma voglio dire che bisogna assolutamente rimboccarsi le maniche. In questi giorni noi chiameremo a raccolta tutta la gente di buona volontà, le forze imprenditoriali, politiche, i cittadini, le associazioni, affinché si riesca a trovare finalmente una quadratura del cerchio. Camerota ha bisogno di una classe politica nuova, seria, intelligente,
pulita, e ribadisco pulita, che abbia il coraggio di poter andare a testa alta. Camerota è fatta di questa gente e deve assolutamente togliersi di dosso questa macchia che purtroppo da tanti anni ci portiamo addosso. Concludo dicendo che io spero tanto che questo commissario che arriverà non faccia un lavoro ordinario, perché Camerota non ha bisogno di andare alle urne con delle macchie. Il commissario dovrà dirci esattamente dove siamo, che cosa facciamo, a che cosa andrà incontro la nuova classe politica di Camerota. Sono convinto che ha il dovere non di traghettare verso le elezioni il nostro comune, ma dall'alto del suo incarico ha il dovere di far capire e di far sapere a tutti i cittadini di buona volontà che vogliono amministrare Camerota dove questi signori hanno portato il nostro paese. Con questo auspicio, lo dico con il cuore, mi auguro che il nostro comune finalmente si metta insieme per lavorare per il bene del paese e tutte quelle persone di buona volontà non si stanchino, non stiano soltanto a parlare, ma comincino a metterci la faccia, perché il paese è nostro, il comune è nostro e ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Mi auguro che adesso si spengano i toni della polemica, mi auguro che adesso sia il momento della responsabilità e che ognuno di noi inizi a meditare su quanto di bello abbiamo nel nostro comune e di metterci a disposizione della collettività, qualsiasi sia l'incarico di uno di noi. E voglio e vorrei salutare tutti i cittadini dicendo che sono stati 5 anni dove oggi potrebbe essere il momento della proclamazione, di aver detto e di aver sostenuto la verità. No, oggi per me non è un momento felice. Stanotte, non nascondo, non ho dormito, sono stato l'ultimo a firmare, perché quando accadono queste cose abbiamo perso tutti. Arrivederci. Cari concittadini di Camerota, buongiorno. In effetti oggi è un giorno un po' particolare per il nostro comune di Camerota. Insomma, come era prevedibile, abbiamo staccato la spina a un paziente terminale, un paziente agonizzante che non aveva ormai nessuna possibilità di sopravvivere a tutti questi eventi politici, non solo degli ultimi giorni, ma direi ormai da un anno, eventi che ormai lo avevano travolto, portato Camerota al terremoto politico degli ultimi giorni che tutti conoscete. Ben 7 consiglieri, tra cui 2 dell'attuale maggioranza, Troccoli, del Duca, ma anche 2 ex appartenenti alla maggioranza hanno sancito quello che è il fallimento politico-amministrativo dell'amministrazione romana. Un tracollo totale, un'amministrazione che purtroppo, ahimè, ha affondato, e dico purtroppo un termine forte, ha affondato definitivamente Camerota e la sua economia, un'economia ormai all'orlo del disastro, lasciando quindi Camerota senza servizi adeguati per i cittadini, parliamo di viabilità, scuole che sono ormai cadono a pezzi, io parlo dei servizi essenziali da garantire alla gente, assenza di interesse totale verso i problemi sociosanitari, lasciato un comune pieno di debiti, ma lasciato il comune in un'incertezza politica senza precedenti. Io credo veramente che questa è la fine di un'era ormai che dura da 40 anni, un'era in cui Romano, io parlo addirittura dal 1987, insieme a Troccoli, hanno male amministrato la nostra bellissima terra, portandola al disastro che tutti conosciamo, i debiti che ormai sono chiari, debiti che dovranno essere sicuramente affrontati. Io
francamente dovrei gioire oggi di quanto è avvenuto. Purtroppo non è così, perché io sono cosciente che questo è un momento veramente importante, un momento che molti cittadini possono vivere con un attimo di smarrimento. Invito tutti i cittadini che hanno creduto in Romano e Troccoli di non disperarsi, perché può esserci ancora una soluzione. Questo comune ha le potenzialità di riprendersi, di continuare di nuovo a pedalare nella direzione buona. Noi nel 2009 incominciamo a fare una sorta di pulizia del marciume, sì, incontrando tanti problemi abbiamo cercato di incominciare un risanamento economico. Io lavorai tanto nel settore delle politiche sociali e nell'ambiente, ho lavorato tanto senza avere mezzi economici, ed è questo che farò anche in futuro, perché io spero, e anzi io credo, che vi sarà una primavera migliore, una primavera diversa, sorgerà un sole nuovo, tornerà a risplendere su Camerota. Quindi invito i nostri cari concittadini di non disperare. La politica non è finita, la vera politica, quella buona, prenderà possesso di questo territorio per il suo bene, per valorizzarne le capacità politico-amministrative ed economiche. Non abbiamo fatto altro che abbattere definitivamente la mala politica, la politica del danno per questa terra. Abbiamo dato una spallata a coloro che da 40 anni ci hanno fatto del male, hanno fatto male ai nostri figli, e promettiamo che questa cosa non avverrà mai più. Un saluto a tutti e basta, niente. A testa alta, bisogna combattere, bisogna darsi da fare, bisogna rimboccarsi le maniche per il bene della nostra terra. L'informazione di Cilento TV, ogni giorno alle 7, 8:30, 14, 17, 20, 20:30, 23.